Oltre 2 ore di attesa per ritirare una raccomandata e 1 ora e mezza per spedire un pacco postale. Il disagio alle poste centrali di Treviso all'ora di pranzo, quando, dicono i clienti, c'erano solo 3 sportelli aperti, con i rallentamenti registrati ai servizi postali, cioè corrispondenze e pacchi, quelli per intenderci contrassegnati dalla lettera P. La spiegazione è che c'era il cambio turno, che però non si capisce da quando inizi e quando finisca, perché in questo momento sono arrivate molto impiegate, però a mezzogiorno c'erano credo 3 sportelli aperti e sono stati 3 sportelli per 1 ora. Gente che si è vista scavalcare da chi era arrivato dopo ed era in possesso ad esempio del biglietto con la lettera A, dovendo prelevare dal conto corrente o pagare un bollettino, come testimoniano nelle immagini registrate con il telefonino proprio da uno di loro. Io sono arrivata alle 12.19 e avevo 27 persone davanti, ho finito 5 minuti fa. Cosa deve fare in posta? Ritirare una semplice raccomandata. Cosa è successo? Beh, 3/4 d'ora fa erano numero 119 ed ora, non so, avranno fatto 15 numeri in 3/4 d'ora. Una cosa indecente. Gente che voleva capire dalla direttrice la gestione delle code dei numeri. Direttrice che, dopo essersi fatta attendere inutilmente per quasi 20 minuti, si è pure defilata da chi chiedeva spiegazioni, scappando dietro ai banconi del layout mentre veniva rincorsa dai clienti. Speravo di parlare col direttore o chi per lui o la direttrice, ma non c'è stato modo. Chiesto spiegazioni? Sì, ma il direttore si rifiuta di parlare. Non si può pubblicizzare un servizio orario continuato quando non si è in grado di farlo. Le persone lavorano, hanno figli che tornano a pranzo, hanno impegni. Tra gli sfortunati in coda, impiegati che hanno preso un permesso dal lavoro o hanno saltato la pausa pranzo e mamme che non sono potute andare a prendere il bimbo all'uscita da scuola. Quasi 2 ore della mia vita alle poste italiane.